Eccoci al secondo episodio. Oggi vorrei darvi qualche piccola nozione sulla mano, per comprendere meglio gli episodi futuri. Il polso e la mano comprendono 29 ossa, circa 60 legamenti, 17 tendini e 3 nervi. Tutte queste strutture si muovono in maniera sincrona, sofisticata, ma con grande precisione e forza. Lesioni delle ossa si chiamano fratture. Spesso si possono vedere subito con una semplice radiografia. Le lesioni dei tendini possono verificarsi per un taglio o strappamento e portano alla perdita parziale o totale del movimento del dito. Altre lesioni, quali quelle legamentose, possono passare inosservate ad occhi inesperti e creare grossi problemi con il passare del tempo quando non è più possibile porvi rimedio. Quindi, occhio, uno scrupolo in più potrà evitarci grossi problemi e farci tornare alla nostra attività con serenità. Ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto dal dottor Manus.